Le tue mancanze come figlio sono il mio fallimento come padre. Parole dell'imperatore Marco Aurelio nel film Il Gladiatore. Anche se la frase è tratta dal cinema, riflette una grande realtà. Ogni genitore ha paura di fallire. Fallire come padre, fallire come madre. Ho una bambina di 5 anni e spesso è lei che mi insegna come essere un genitore, un bravo genitore, come essere un bravo padre. Mi ricordo che tra un cartone e l'altro che lei guardava c'erano in mezzo le pubblicità. E nelle pubblicità, come sapete bene, fanno vedere quei giocattoli carissimi che costano una cifra. E lei diceva: papà, voglio questo, papà, mi regali quell'altro. E io spesso, per renderla felice, arrivavo a casa e gli regalavo, portavo quei giocattoli carissimi che lei desiderava. Io ho notato una cosa molto interessante, che la gioia di ricevere un regalo costoso durava pochissimo. Dopo 2 o 3 giorni, quei giocattoli carissimi andavano a finire nella scatola insieme a altri giocattoli dimenticati. Un giorno abbiamo deciso di fare diversamente. Abbiamo comprato un gioco molto semplice, gioco da tavolo, che quel tipo di gioco che gioca tutta la famiglia, che coinvolge un po' tutti. E abbiamo notato che lei era sempre entusiasta con quello semplice gioco. L'allegria di giocare quel gioco non finiva mai. Ogni volta che ci fermiamo un attimo e giochiamo insieme a lei, l'allegria è pazzesca, non finisce mai. L'allegria, la sua gioia è intensa. E qual è la differenza tra quei giocattoli cari e quel gioco semplice? È che in quel gioco semplice ci sono io, c'è la mamma. Giochiamo, ci coinvolgiamo tutti. E lì lei mi ha insegnato una cosa molto interessante. Che i regali sono belli, ma più importante che fare un dono è donarsi, è donare se stesso. Una volta mi hanno raccontato la storia di un uomo che durante un anno ha lavorato tantissimo. Durante il periodo di un anno ha lavorato come un pazzo. E nel giorno del compleanno del figlio, lui arriva e dice: figlio, cosa vuoi per il tuo compleanno? Chiedimi qualsiasi cosa perché papà è pieno di soldi. Il bambino dice: allora papà, io voglio una giornata con te. Voglio una giornata intera, io e te. Nella vita noi siamo così impegnati nel fare, nel conquistare, realizzare qualcosa per lasciare per i nostri figli, deve essere proprio così. Però a volte non c'è bisogno di tanto. Quello che i bambini hanno bisogno di più di qualsiasi altro regalo, di qualsiasi altro giocattolo, è un padre che sia presente, una mamma che sia presente. Perché il regalo più importante che possiamo dare ai nostri figli è il nostro tempo. Che Dio ci aiuti a completare la missione più importante che Lui ha affidato a te e ha affidato a me, che è quella di essere padre. Grazie dell'attenzione, ciao!